semplici, veloci e deliziosi. Sono gli spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Un piatto che fa gola a tutte le ore, a mezzogiorno così come a mezzanotte. Facili sì, ma non tutti riescono a farli con una bella cremina. E allora oggi, a piatto, vediamo come fare gli spaghetti aglio e olio con una cremina da sogno. Iniziamo con gli ingredienti. La pasta, spaghetti nel nostro caso, l'aglio, uno spicchio a persona, l'olio extravergine d'oliva, 3 cucchiai a persona, ed il peperoncino, uno intero a testa. È importante però saperli scegliere, come vedremo. Gli spaghetti aglio e olio sono un piatto che si fa in circa 10 minuti, il tempo della cottura della pasta. Ci serviranno una pentola ed una padella, nella quale non solo faremo il nostro soffritto, ma cuoceremo quasi per intero la nostra pasta. Iniziamo mettendo l'acqua a bollire e via, parte il timer. L'aglio. L'aglio rappresenta il sapore principale del piatto. Lo si può usare in modi diversi, ognuno dei quali rilascerà una quantità diversa di profumi ed aromi. Ovviamente lo si può lasciare in camicia, lo possiamo schiacciare, oppure farlo a fettine e financo renderlo un purè. Io lo preferisco a fettine sottili, perché non solo rilascia moltissimo del suo aroma, ma se cotto per bene rimarrà delicato. Inoltre, per tutti coloro che non vogliono osare mangiarlo dopo cotto, risulta più facile da rimuovere rispetto ad esempio se tritato o fatto a purè. E passiamo al peperoncino. Quale scegliere ed in quali proporzioni? Qui vi faccio vedere 3 peperoncini diversi con diversi livelli di piccantezza. Si parte con lo jalapeno, si passa al raw wheat ed infine al habanero. Il raw wheat, con le sue 100-150.000 unità di Scoville, è piccante sì, ma non eccessivo. Se scegliete questo, mettetene uno a testa, come sto facendo io. In fondo non stiamo facendo delle penne all'arrabbiata, ma un aglio e olio, dove il peperoncino in realtà arriva anche successivamente, non è presente nella originalissima ricetta, se poi mai sia esistita. Lo tagliamo a metà, rimuoviamo i semi e quindi lo tritiamo. Attenzione a non toccarvi gli occhi con le mani che hanno maneggiato questa bestiolina rossa. Abbiamo detto che non è super piccante, ma vi garantisco che se entra in contatto con le mucose si fa sentire. La pasta. Se volete la cremina bella, bisogna parlare della pasta giusta e di come cuocerla. Per fare una cremina che avvolge lo spaghetto e che leghi per bene la pasta con il resto, ci vuole l'amido. Qui vi faccio vedere 3 comunissimi marchi e ci tengo a precisare che non siamo affiliati o sponsorizzati con nessuno di loro. La Barilla ve la sconsiglio subito. Tra la Rummo e la Molisana è una partita un po' più aperta, ma quest'ultima è quella che rilascia più amido durante la cottura ed è quella che abbiamo selezionato qui. Comunque guardate la differenza tra la Barilla e la Molisana, quest'ultima trafilata al bronzo. Guardate come la superficie sia più disomogenea e ruvida sulla Molisana piuttosto che sulla Barilla. Questa pasta, quando risottata in padella e mantecata per bene, rilascia un bel po' d'amido e quindi è perfetta per quello che stiamo facendo. E infine tagliamo il prezzemolo. Teniamo da parte i gambi, i quali li mettiamo insieme con l'aglio del peperoncino
in padella, mentre le foglioline le aggiungiamo solo a fine cottura e sul piatto, un po' anche per decorazione. L'acqua bolle, ora tutto dentro, un paio di minutini al massimo, giusto il tempo di piegarla un po'. Oh, mi raccomando, niente sale nell'acqua di cottura, o ve ne pentirete. E mentre la pasta si fa i suoi due minutini di cottura, prepariamo il resto. Mettiamo l'olio, abbondante, è il nostro solo condimento. E via, tutto dentro. Un paio di minuti anche qui, non più. L'aglio si deve imbiondire e mai, mai imbrunire. E via così, fiamma media. E che profumo! Ecco qua, vedete? Dorato, non bruciato. E giusto in tempo arriva la pasta. Ah, guardate com'è ancora rigida, appena appena flessibile. Metto due mestoli d'acqua di cottura e cuocio come un risotto. Ed è per questo che diciamo che stiamo risottando la pasta. Non è più difficile, né tantomeno ci vuole più tempo, è semplicemente il modo migliore per far sì che la pasta rilasci il suo amido, il quale insieme con l'acqua creerà un'emulsione con l'olio, la cosiddetta cremina. Continuiamo aggiungendo l'acqua e la cuociamo fin tanto che la pasta sarà al dente. Questa tecnica della pasta risottata la potete effettuare qualunque volta il condimento non sia un sugo, ma un'emulsione, ovvero quando ci sono ingredienti che non legano bene fra di loro, come appunto l'olio con l'acqua. In questi casi l'amido ci viene d'aiuto e più ne abbiamo e meglio è. E l'azione meccanica della mantecatura rimuove l'amido dalla superficie della pasta e lo rilascia lì dove serve, ovvero in padella. Se fate gli spaghetti con le vongole, per esempio, seguite questa procedura. Ci siamo quasi. Che cremina che si sta formando! Continuiamo aggiungendo l'acqua. Eccoci, ora saliamo. Ed aggiungiamo il prezzemolo. Che meraviglia! Guardate qua, guardate qua! Aglio, olio e peperoncino. E chi li batte? Quasi quasi me la rifaccio pure stanotte.
pronti, in piatto ed in bocco. E allora eccola qua. Fatta in 10 minuti, profumo da incanto, cremosa, deliziosa e buon appetito a tutti. E non dimenticatevi di iscrivervi a piatto e farci sapere nei commenti come fate i vostri spaghetti, aglio e olio e peperoncino.